Ciao ragazzi, bentornati al mio canale. Allora, oggi facciamo una nuova ricetta. Pizza napoletana integrale. Vediamo cosa esce. Dai, andiamo. Bene ragazzi, ci siamo a fare sto super impasto di pizza napoletana con farina integrale. Allora, gli ingredienti per questa pizza napoletana sono per 4 panetti. Allora, farina Caputo Blu 466 grammi, farina integrale io ho usato la Barilla 200 grammi, acqua 433 grammi, sale 22 grammi e lievito 2 grammi. Il lievito io lo sciolgo sempre nell'acqua, quindi pian pianino lasciatelo sciogliere nell'acqua, vedrete che vi trovate bene. Allora, una cosa che vi consiglio di usare sempre questa formula 70-30 in tutti i panetti che fate. Se le fate due, dividete sempre e fate un 30% di farina integrale, ok? Bene, dai, adesso passiamo all'impasto. La procedura è semplicissima, non è nient'altro che il solito lavoro che si fa ogni volta. Quindi nell'impastatrice si mette la farina, poi ho aggiunto l'acqua che a sua volta ho aggiunto anche dentro il lievito che l'ho lasciato sciogliere piano piano, ok? E ne aggiungiamo un po' alla volta. Le immagini sono tutte velocizzate, non vi spaventate per i tempi del video, per farlo rendere ancora più veloce, ok? Se no diventa troppo lungo. Allora, questa farina noi la facciamo sempre 70 e 30, quindi cosa vuol dire questo impasto integrale? Perché se dovessimo farla con un impasto integrale completo, quindi solo integrale, capite che non si riesce a stendere. Quindi con questa formazione di glutine che si forma poco, riusciamo a lavorarla male. Vi posso garantire che è un impasto alta digeribilità, lo vedrete poi col tempo del video. Sono rimasto stupito anch'io, era la prima volta che lo facevo, me l'avevano parlato tanti miei amici che lo facevano, amici pizzaioli, e mi avevano consigliato come farla e come fare l'equilibrio. Io ho provato a farla e devo essere sincero, vedrete poi alla fine che i risultati sono usciti. Niente di che, adesso man mano che c'è l'impasto si sta cominciando a formare, aggiungiamo la nostra acqua un po' alla volta e poi aggiungeremo un po' di sale, un po' sempre un po' alla volta. All'incirca l'impasto è durato 15 minuti all'incirca. La temperatura della pasta era sui 17-18 gradi, quindi l'impasto anche molto freddo, non è per niente, non si è surriscaldato per niente, pensavo anche peggio. E niente, cosa volevo dirvi? Adesso procediamo con l'impastare tutta la pasta e vediamo cosa fare. Bene, siamo arrivati alla fine dell'impasto. In questo momento sto pulendo la planetaria, cioè scusate, la spirale per metterla sulla spianatoia. E adesso cerchiamo di formare le palline. Le palline io non formo sempre per un F1 un 280 grammi. Si può fare anche 250, tranquillamente. Io sono abituato a farla a 280, mi piace abbastanza larga la pizza. Questo impasto era molto ma molto ma molto bello, forte e elastico. Vi posso garantire che era veramente bello. Sono rimasto scioccato perché non sono mai abituato, sono mai stato così bravo a fare un impasto di questa elasticità. Devo essere sincero, non aveva bisogno neanche di un po' di farina, niente, era proprio asciutto, proprio perfetto. Quindi è uscito veramente bene.
lo vedete anche da come lo sto massaggiando, facendo la pallina, veramente è venuto fuori proprio bello, proprio bello. E devo essere sincero, sono rimasto proprio scioccato da questo movimento che continuavo a fare e rimaneva proprio in 2 secondi si è formata la pallina. Niente, niente, pochissima lavorazione. Ha lavorato subito bene la farina. Adesso prendo la pallina, la metto nel contenitore, la chiudo e la lascio lì in frigo per 18 ore. Adesso dopo 18 ore tiro fuori dalla vaschetta l'impasto, lo adagio nella spianatoia e devo dire un'altra cosa, che quando l'ho tirato fuori pensavo chissà che cosa, invece era lievitato benissimo, aveva fatto degli alveoli spettacolari. Adesso vedete che formiamo la pallina. E vedete subito il risultato di quello che vi stavo dicendo. Guardate, vi faccio vedere com'era l'alveolatura, era spettacolare, ma veramente la maglia glutinica aveva lavorato veramente bene. Ripeto, era la prima volta che facevo questo impasto integrale, non avendolo mai fatto avevo tutti i dubbi e vi faccio vedere tutti i passaggi che possono essere positivi e negativi di tutti gli impasti, perché è giusto che siamo qua per imparare tutti ed è giusto che se dagli errori si impara a migliorare. Niente, formo la pallina come al solito, sempre il movimento esterno verso l'interno. Ricordo che sono tutte immagini velocizzate, per i tempi video, così abbiamo accorciato un po' il video, tanto la formazione della pallina la sapete già tutti fare, penso che non ci voglia un corso per capire come deve fare una pallina. L'importante è chiuderla bene, fare in modo che la pallina dentro rimanga chiusa, che comunque lei riesca a lavorare tranquillamente, a lievitare bene. Perché se la lasciate aperta, specialmente sotto, quando lei andrà a lievitare, non lieviterà bene assolutamente. Formo le mie palline da 280 grammi, in questo caso ne ho fatte 4. Nella descrizione vi lascio tutto per 4 palline. Vi dico sinceramente che io faccio sempre bene o male 4-5 palline, perché siamo in 4 in casa e quindi faccio le mie lepidanze, però tante volte faccio anche delle palline in più per il pane. Ecco, siamo arrivati alle palline, ma guardate che palline, ragazzi, guardate che palline. Vedete che palle sono venute fuori? Sono venute fuori delle palline veramente spettacolari. Adesso andiamo a vedere come si presenta l'impasto. Ragazzi, innanzitutto vi ringrazio ancora per tutte le persone con l'affetto che mi continuate a scrivere e che vi state iscrivendo al canale. Fa piacere che riuscite a collegare e vedere un po' di video anche di quelli che faccio io, mi fa piacere, vuol dire che avete un po' di tempo anche dedicato a me e quindi per me è fondamentale. Vi ringrazio tutti, vi dico di mettere un bel like e di mettere mi piace e di attivare la campanella a chi è che non è ancora iscritto. Adesso passiamo alla stesura della pallina. Mi raccomando, tirare via sempre la farina in eccesso, perché sennò ragazzi si mangia la pizza bruciata e soprattutto amara. Nel forno F1 ho utilizzato una temperatura da 450 celo e platea 390. Io la tengo tenentemente un po' bassa perché comunque con la pietra saputo scalda veramente bene. Tanti di voi mi hanno chiesto anche perché uso la pala, cos'è la barella. Io uso tutti i tipi di pala, d'acciaio, in legno, ne ho di tanti tipi, però devo dire sincero, ragazzi, la barella è uno spettacolo. Faremo una recensione anche di come l'ho fatta, è veramente bella. Questa l'ho acquistata,
l'ho conquistata da quelle della confraternita della pizza, ma veramente bella. E vi posso garantire che è comoda, non si attacca, non riuscite più a rompere una pizza, vi posso garantire che non ne romperete mai più una, che succede a tutti, è inutile che lo facciamo. Qui ho messo semplicemente il pomodoro con dentro già aromatizzato l'origano e un filo proprio, ma un filo d'olio con un po' di sale. Adesso aggiungo la mozzarella e ovviamente ci sono state qualcuno che mi ha dato un po' di critiche, che è giusto che ci sia, perché non metti mai il basilico? Ed eccolo qua il basilico. Va bene, non lo metto mai per i bambini che ci abbiamo in casa, che non lo mangio. Ma adesso faremo la vera pizza napoletana, quindi basilico e grana. Adesso la stendiamo. Aperta, la allarghiamo un pelino, la sistemiamo e ci portiamo adesso, dopo una volta che l'abbiamo allargata bene, la portiamo nel forno F1. Faremo anche video, ragazzi, per la pizza nel forno a legna, forno a legna, che però adesso ancora aspettiamo un attimino, faremo anche dei video sul forno elettrico che tanti mi hanno chiesto. Ma posso usarla nel forno elettrico, posso fare la pizza, certo che esce. Adesso, ragazzi, un minuto di silenzio per questo momento magico. Adesso dopo un minuto la tiro fuori, faccio un mezzo giro, la rimetto dentro ancora. All'incirca sono esattamente un minuto e mezzo che ci mette la pizza napoletana a cuocere sul forno F1. Qui, per mettere a posto leggermente la scena della nostra pizza, abbiamo fatto ancora un altro giretto, ancora 5-6 secondi, la tiriamo fuori e voilà, guardate che tipo di, come è venuto sull'impasto, guardate che impasto sotto è perfetta. Gli diamo l'ultima scaldata sopra la resistenza per dargli un po' di colore e voilà, la pizza integrale, ragazzi, veramente uno spettacolo, mi ha stupito, veramente bella. Qui ci siamo. Allora, come alveoli ci siamo, guardate che alveoli, guardate di qui, guardate che alveoli ci siamo. Adesso facciamo l'assaggio, mi dire di fare l'assaggio. Qualcuno mi ha scritto perché non metti basilico, adesso l'ho messo, sotto è buona. Allora, l'impasto integrale, devo dire che non avendolo mai mangiato per la prima volta, è buono, saporito, gustoso. Direi che è una pizza da rifare, secondo me. Adesso faccio provare agli altri. Va bene, buon appetito. Ciao.